Dopo una giornata così, hai solo voglia di farti una bella doccia. E il primo getto è freddo. Il secondo, bollente. Ma oggi Junkers ha progettato una caldaia con un microprocessore che ti dà acqua calda all'istante a temperatura costante e poi riscalda tutta la tua casa. Caldaie Junkers. Mai più docce fredde. La grinta di Zidane, la gioia di Amoruso, l'euforia di una squadra irriducibile. Del Piero è quel 10 che più che un numero sembra un voto. Questi sono i simboli della quinta e ultima puntata della storia della Juventus, dedicata alla stagione 96-97, la stagione del centenario. Galleria di grandi successi, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa d'Europa, il 24esimo scudetto, e di un'unica delusione, la Champions League persa in finale contro il Borussia Dortmund. Tutto comincia dall'altra parte del mappamondo. Tokyo, 26 novembre 96. Questo gol di Alessandro Del Piero stende gli argentini del River Plate e consegna alla Juventus la seconda Coppa Intercontinentale della sua storia. Una partita dalle mille emozioni. I giapponesi si innamorano di Pinturicchio. Penso che quella forse è la partita che racchiude più fascino, anche perché l'abbiamo giocata in un paese straniero, sia a noi che alla nostra squadra avversaria. Viene vissuta molte volte come una partita un po' distaccata, perché la vivi e viene seguita da lontano. Però quando ci sei dentro, solo quando ci sei dentro, magari senti proprio l'importanza di questa partita. E per questo dico quello che racchiude un po' essere arrivati sul tetto del mondo, ecco, quindi. Da Tokyo a Parigi, dalla Coppa Intercontinentale alla Supercoppa d'Europa. Sul ghiaccio del Parco dei Principi, il 15 gennaio la Juventus travolge il Paris Saint-Germain, futuro finalista della Coppa delle Coppe. 6-1. Ecco i sigilli di Porrini, Ferrara, Lombardo, Padovano. Come sede della partita di ritorno, la società sceglie Palermo. È la sera del 5 febbraio. Entusiasmo alle stelle, stadio pieno zeppo e un'altra vittoria per 3-1. Decide con una doppietta l'eroe di Tokyo, Alex Del Piero. L'ultimo urrà è di Vieri e Capitan Peruzzi alza un altro trofeo. Siamo così alla Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. La Juventus mette in palio il titolo conquistato a Roma a spese dell'Ajax. Boksic firma i successi su Manchester United e Ferenbahce. A Vienna contro il Rapid è pareggio. Vieri segna così, di forza. Nel ritorno gli austriaci vengono letteralmente demoliti. 5-0. Montero di testa. Del Piero in slalom.
Ancora Bobsic, due volte. Ancora Del Piero. 2-0 ai turchi del Ferenbahce. E poi questo rigore di Del Piero a Manchester, degno suggello a una prima fase condotta a passo di carica. 5 vittorie, un pareggio, 11 gol fatti e uno solo ieri nel giro di un minuto. Avanti tutta, in semifinale è di nuovo Juventus-Ajax. Si gioca in aprile, il mese in cui la squadra di Lippi raggiunge il massimo della condizione. Si comincia e azione il primo gol. Jugovic, Vieri, Jugovic, Amoruso. Il raddoppio più secco, Deschamps, Vieri. Manen salva l'onore degli olandesi. La rivincita frutta oltre 5 miliardi di incasso. 20 minuti di sofferenza e poi musica maestro. Lombardo, Vieri, Amoruso, Zidane, 4-1. Per il secondo anno consecutivo, la Juve è in finale. Prendono la Champions League all'Olympia Stadium di Monaco di Baviera. Ma non è più la brillante ortu. Poi due magie, tacco di Del Piero, pallonetto e del Borussia. Ma i tifosi juventini cantano grazie lo stesso. Il 24esimo scudetto cresce nel laboratorio del preparatore atletico Giampiero Ventrone, fra macchine infernali ed esercizi facchineschi. Non ci sono più Vialli, Ravanelli e Paolo Sosa. Porta bene pareggiare la prima di campionato in trasferta contro le squadre allenate da Lucescu. 1-1 a Brescia nel 94 e fu scudetto. 1-1 a Reggio Emilia l'8 settembre e sarà scudetto ancora. Il primo gol della Juve in campionato lo realizza Vieri, su servizio di Bobsic. Due nuovi acquisti, come Montero, Amoruso, Zidane. Juventus quest'anno ha cambiato molto, però visto i risultati e visto il gioco non si direbbe. E questo vuol dire che i vecchi giocatori che stanno qua da 2-3 anni ci hanno accettato come vecchi amici. Il merito va soprattutto a loro, al mister, perché hanno creato un gruppo davvero eccezionale. E noi nuovi abbiamo fatto di tutto per inserirsi bene, per dimostrare che siamo degni di questa squadra, che è una delle squadre più importanti del mondo. Con la Fiorentina, solite scintille. Cross di Dilivio, testa di Padovano, 1-0. Ma Cecchigori protesterà a lungo per questo intervento di Montero su Oliveira. Il 13 ottobre a Vicenza, prima sconfitta. A Otero replica Ferrara. Sarà Beghetto a decidere. Ma la Juve è la Juve e si riprende subito. Azzanna l'Inter che poi la eliminerà dalla Coppa Italia e le impartisce una solenne lezione. 2-0, con firme straniere, Jugovic e Zidane. Al suo primo gol in campionato. Il Milan di Tabares impone alla squadra di Lippi un palpitante 0-0 sotto la pioggia. Il solito Bobsic sprecone. Il solito pari, di Padovano questa volta. È in dicembre, al ritorno da Tokyo, che la Juve va in fuga. 4 vittorie consecutive. La prima sul Bologna, grazie a questa punizione di Zidane.
la seconda a Marassi contro la Sampdoria per merito di Ferrara. La terza nel recupero di Udine, in virtù di un travolgente 4-1. Boxic, due rigori di Del Piero, Deschamps. È l'11 dicembre. I bianconeri restano soli in testa e non verranno più raggiunti. Il quarto successo di fila contro il Verona è frutto di una laboriosa rimonta da 0-2 doppietta di Maniero a 3-2. Porrini, Del Piero dal dischetto e ancora lui, Pinturicchio, con una pennellata delle sue. Pesa a soli 22 anni essere già un simbolo, un modello? No, penso che sia una cosa che mi dia invece grande soddisfazione, grande orgoglio per quello che sto facendo, per quello che ho fatto soprattutto, per gli sforzi fatti, per i risultati ottenuti. Ecco. Penso sia una piccola consacrazione da portare con orgoglio, logico che questo implica tante diverse responsabilità, però se hai lavorato fino per arrivare a questo punto, adesso non devi certo rimpiangere che sei arrivato. L'anno del centenario si apre il 5 gennaio con la sconfitta di Parma, caratterizzata da tensioni e ripicche. Quattro espulsi, Torricelli, Melli, Chiesa, Zidane. E propiziata da questa papera di Peruzzi, su punizione di Chiesa. Zero a zero con l'Atalanta passerà alla storia per il litigio Lippi-Vieri. Mandato in campo e quasi subito tolto. Sembra un giocatore perso, Christian, e invece... A Roma con la Lazio la Juventus ritorna a vincere in trasferta. Risolve una doppietta di Padovano, protagonista a 30 anni. Ho cominciato a vincere tardi, però c'è chi non vince mai. Anche magari giocatori che sono più bravi di noi, però per un motivo o per un altro hanno la sfortuna di non arrivare mai a squadre così importanti e quindi non riescono a vincere. Io ho cominciato tardi, però sento che ho ancora molta benzina dentro da dare e mi auguro di poter vincere ancora perché penso che sia bellissimo. È una situazione appagante per un atleta. Marcello Lippi si mette gli occhiali pur di non perdersi lo show di Del Piero contro il Perugia. A Firenze è pareggio, 1-1. Ma per favore non perdetevi l'azione e contate i passaggi che introducono l'acuto di Del Piero.
Inter-Juventus 0-0 del 9 marzo va in archivio nel segno dell'arbitro Collina, che annulla questa rete di Ganz in palese fuorigioco attraverso un'insolita procedura. Prima convalida, poi si consulta con il guardaline e corregge la decisione. Quindi spiega tutto all'allenatore Hodgson e alla panchina interista. E a fine partita si presenta in sala stampa a illuminare i giornalisti. È uno scudetto costruito in difesa attorno alla coppia Ferrara-Montero. Ma attenzione ai nuovi gemelli del gol, Vieri e Amoruso. Debuttano contro la Roma. Due gol Christian, uno Nicola. Amici per la pelle. A Napoli, espulso Montero, ci pensa Peruzzi. Che parata all'ultimo minuto su Aglietti. Dietro la Juve si arrendono via via tutte le sfidanti. Il Vicenza, l'Inter, la Sampdoria. Resiste soltanto il Parma di Carlo Ancelotti. Ma alla sera del 6 aprile la signora sfodera un'eccezionale prova di forza a San Siro. 6-1 contro il Milan di Sacchi. Jugovic, Zidane, Jugovic, Vieri, Amoruso, Vieri. Giù il cappello. Il Milan mortificato e tre giorni dopo l'Ajax sculacciato nella sua tana. La gloria ha un prezzo. La Juve lo paga con l'Udinese a Torino. 0-3. Amoruso, Vieri, Amoruso. E visto che non è giornata, Vieri e Zidane sbagliano due rigori. Il Parma liquida la Roma all'Olimpico, con Crespo, e si porta a meno 3. È il 13 aprile. Segna poco Alen Boksic, ma uno dei suoi tre gol, quello di Bologna, sigla una vittoria cruciale, poi difesa con le unghie e coi denti. Che carattere la Juve! L'Udinese si impone anche a Parma, e così Lippi sale di nuovo a più 6. La Sampdoria fa 0-0 al Delle Alpi. Il Parma surclassa il Vicenza. Da più 6 a più 4. Scudetto allo sprint. A Verona, nella domenica che celebra il rientro di Del Piero dopo 2 mesi e mezzo, rispunta il testone di Ferrara. Jugovic raddoppia su punizione all'ultimo minuto. Infortuni, polemiche. La Juventus insegna a tutti che non bisogna mai mollare. Sono qui da 4 anni ormai e sono stati 4 anni vissuti intensamente sotto tutti i punti di vista. Quando affronti tantissime, non solo responsabilità, ma esperienze, in te cresce qualsiasi cosa, se riesci a superarle naturalmente, e anche se non riesci a superarle, perché tutte possono lasciarti un qualcosa, un indizio, sta a te poi riuscire a coglierlo per trasformarlo in qualcosa di positivo. 15 maggio, un giovedì, si gioca di sera. Il Parma si fa rimontare dal Milan, 1-1. La Juve macina il Piacenza. Zidane, entrato nella ripresa al posto di Del Piero, cambia volto alla squadra e alla partita. Suo il primo gol. Poi Vieri, Jugovic su punizione naturalmente, e ancora Vieri. 4-1. E in classifica, a 3 giornate dal termine, Juventus 62 punti, Parma 56. Domenica 18 maggio. I tifosi già pregustano la festa al Delle Alpi, ma il Parma non ci sta. Autorete di Zidane, rigore di Amoruso per un misterioso fallo di Cannavaro su Vieri. La partita dura un tempo, il secondo altro non è che un noioso armistizio tra i fischi del pubblico. Per domare l'aritmetica manca un punto. Lo scudetto socialdemocratico del 67 venne alla luce di giovedì pomeriggio, a Torino con la Lazio. Lo scudetto del centenario nasce di venerdì sera, il 23 maggio 97 a Bergamo, 1-1 con l'Atalanta. Segna Inzaghi, pareggia Marco Giuliani. È tale l'ansia, la voglia, l'amore che i tifosi invadono il campo prima della fine della partita. 4 minuti di recupero e poi è bolgia. È festa. È Juve.
pilotare la Juventus dall'ufficio dopo averla servita dal campo. Sulle orme di Giampiero Boniperti si cimenta Roberto Bettega, 46 anni, vicepresidente della società dal 94, juventino da sempre. Il primo in campo è cominciato molto prima degli anni 70, ma negli anni 60, quando sono entrato a settembre del 60 nei pulcini della Juventus, e quello è stato il mio primo impatto. E poi è stato tutto un percorso gioioso e felice di un ragazzino che realizzava un sogno, quello di arrivare a giocare nella prima squadra della Juventus, e quindi è stato un percorso meraviglioso. Quello del dirigente è un secondo sogno che si avvera, costellato per adesso anche di grosse soddisfazioni che naturalmente sono doppiamente belle, perché come dirigente e come juventino, e che mi auguro solo di poter proseguire così. Questo era lo stile di Bobby Gol. Di quale giocatore si può dire oggi è il nuovo Bettega? Io penso di nessuno in un senso positivo, perché credo che uno dei grandi errori di un certo periodo della Juve è stato a tutti i costi quello di rincorrere il dopo Tardelli, il dopo Scirea, il dopo Gentile. Io credo che un giocatore, quando lo acquisti nella tua squadra, lo prendi per com'è, perché ti piace come è, con la sua personalità, e quindi bisogna apprezzarlo non perché assomiglia a qualcosa del passato. Questi ragazzi, almeno che ci sono adesso, sono riusciti a far dimenticare un passato anche non troppo vicino e ad affermare la loro personalità, e io credo che questo sia importante, ricordarli non come il nuovo, ma come sono loro. Vialli, Baggio, Ravanelli, per la Juve di Bettega nessuno è incedibile. Non è detto che sia la società che vuole cedere il giocatore. Tutti non pensano che il giocatore è libero di andarsene, è libero di fare in tutti i momenti determinate richieste, e quindi è una decisione che non è più da una parte sola, quella della società. Ci sono delle leggi di mercato che oltretutto ti impongono, piuttosto che perdere il giocatore a parametro zero, magari anche di fare sacrifici un anno prima e di cederlo. Cioè, chi fa queste considerazioni è rimasto un attimino indietro con il calcio. Con Antonio Giraudo e Luciano Moggi, tanti onori, tanti oneri. Ma divisi come? Viviamo la realtà della società in grande armonia, la viviamo a tutto tondo, la viviamo insieme, e credo che questo lavoro di gruppo, questa coesione del gruppo sia stata anche uno dei motivi del successo. Verso il 2000 con Del Piero all'occhiello, il futuro non preoccupa, stimola. Credo che abbiamo cercato di capire cosa si sta muovendo nel calcio, attorno al calcio, proprio in questi anni che ci porteranno al 2000. Anzi, in questo ultimo recente passato i cambiamenti sono stati sostanziali e importantissimi, abbiamo cercato di adeguarci, probabilmente non ci siamo ancora riusciti del tutto, ma stiamo lavorando per essere comunque in prima fila anche a fronte di questi mutamenti. Nicola Amoruso, capitan Nicky. Alen Boksic, il passator cortese. Antonio Conte, Tarzan. Alessandro Del Piero, pinturicchio. Didier Deschamps, mitraglietta. Angelo Di Livio, il soldatino. Dimash, il bandolero stanco. Ciro Ferrara, Ciro a papà. Marco Giuliano, Spitz. Vladimir Jugovic, il silenziatore. Attilio Lombardo, Popeye. Paolo Montero, Terminator. Michele Padovano, il bel tenebroso. Angelo Peruzzi, il cinghialone. Gianluca Pessotto, Pesso. Sergio Porrino, Rot. Michelangelo Rampulla, il signor Reclametti.
Alessio Tacchinardi, Franz, Moreno Torricelli, Geppetto, Cristian Vieri, il cammellone, Zinedine Zidane, Zizou. Marcello Lippi, via Regino, piace alla signora e alle signore. Lippi è arrivato alla Juve nell'estate del 94 per sostituire un mito, Giovanni Trapattoni. Prima di vincere tutto, ha cambiato tutto e in 3 anni ha sempre adattato le formazioni e gli schemi ai giocatori. Ma la prima è nata con... Dal primo giorno di lavoro abbiamo notato subito una grande voglia di lavorare, una grande voglia di dimostrare, anche da parte di giocatori che, importanti che negli anni precedenti per motivi particolari non avevano reso secondo le aspettative, per esempio Vialli, e che sono stati trascinatori di questa squadra. È venuta fuori una squadra da combattimento, molto forte fisicamente, che faceva un gran pressing, tanti gol anche. Con 3 attaccanti che lavoravano per tutta la squadra, collaboravano col lavoro della squadra e abbiamo vinto subito. La seconda ha mantenuto più o meno le stesse caratteristiche, però inconsciamente si è dedicata praticamente completamente alla Coppa dei Campioni, inconsciamente, non con volontà, ed è riuscita fortunatamente a vincerla. Quest'anno invece è cambiato la maniera di giocare, perché abbiamo attaccanti diversi, hanno caratteristiche diverse dai primi, è gente più veloce che ha bisogno di spazi maggiori per esprimersi e di conseguenza il pressing che facevamo prima lo facciamo un po' meno alto, però diciamo il motivo predominante è sempre rimasto lo stesso, il grande spirito, la grande voglia di aiutarci l'uno con l'altro, il grande spirito di gruppo e il grande desiderio di vincere. Se ne sono andati Baggio, Vialli, Ravanelli e Paolo Sosa, eppure la Juventus non ha smesso di vincere. Non bisogna guardare solamente chi va via, bisogna vedere anche chi viene. Ogni volta che abbiamo ceduto dei giocatori per motivi di rinnovo di contratti, di scadenze, così, sono sempre venuti dei calciatori molto bravi, giovani, nel caso per esempio di Boxic, di Zidane, giocatori anche già affermati. Mai come in questo caso si può parlare di collettivo, e nel collettivo, nel gruppo di lavoro, come piace chiamare a me, sono tutti importanti. Condannata a vincere, si dice della Juventus, gelosa dei suoi segreti, della sua diversità. Io vedo che qua c'è una grandissima organizzazione, c'è una grandissima serietà. La tradizione, il blasone della società fa il resto, è la società più amata, più seguita, con il maggior numero di tifosi in tutta Italia, di conseguenza essendo la più amata e anche la più odiata, ho la sensazione di vivere in una grande società. Inventarsi sempre nuovi stimoli, nuovi traguardi. E questa è la filosofia di Lippi. Questa squadra ha raggiunto una certa maturità e riesce a concentrarsi impegno per impegno anche a distanza di solamente 2 o 3 giorni. E la sensazione che ora, vivendoci dentro, è proprio questa qua, che quando ci siamo con la testa dipende solo da noi il risultato. Quando invece non ci siamo con la testa, come concentrazione, possiamo perdere con chiunque. Come in effetti è successo. E per finire, tutta la Juve, la sua Juve, in 3 aggettivi. 3 aggettivi no, mi sembrano troppi. Uno mi sembra che sia stato la prerogativa di questa società, la grande serietà di comportamento che poi dopo si è trasformata, a detta di tutti, in una cosa che si chiama stile Juventus. La Juventus più forte di tutti i tempi.
la stampa ha promosso un grande referendum fra i tifosi su internet. Ecco la squadra ideale. In porta Dino Zoff. Terzino destro Claudio Gentile. Terzino sinistro Antonio Cabrini. Mediano a sostegno Beppe Furino. Marcatore centrale Ciro Ferrari. Libero Gaetano Scirea. Tornante di destra Alessandro Del Piero. Mezzala tuttofare Marco Tardelli. Punta centrale Paolo Rossi. Rifinitore Michel Platini. Punta esterna Roberto Bettega. Allenatore Marcello Lippi. Dei primi 100 anni della Juve ormai sappiamo tutto, ma dei prossimi 100? Io credo che non ci sia nulla che svolti o che ricominci o che finisca, ci sia solo da continuare e da sperare che la famiglia Agnelli continui a essere il simbolo e abbia la proprietà di questa società. E poi che ci sia tanta passione e tanta professionalità in chi si dedica a questo lavoro. Io credo che il futuro di questa squadra, di questa società, sia continuare nella tradizione, nello stile, ad essere Juventus, cercando di continuare a dare ai propri tifosi delle grandi soddisfazioni come ha avuto nella sua storia, come cerchiamo di dargli noi adesso e come altri hanno dato in passato. E credo che sia una garanzia nella tradizione proprio il legame che c'è sempre stato e che credo continuerà a esserci tra la Juventus e la famiglia Agnelli. Ma io non so se sia il porto una nuova rivoluzione, so soltanto che la proprietà può decidere in tranquillità quello che vuole perché ha il potere di farlo. Non mi sembra che ci siano gli estremi per una nuova rivoluzione, anche perché chi lavora qua credo che stia lavorando abbastanza bene. Il desiderio più grosso in questo periodo qua è di riuscire a costruire, diciamo, con la base degli uomini attuali, una squadra che l'anno prossimo riesca a puntare agli stessi risultati di quest'anno. E il presidente del 2000 sarà Giovannino Agnelli? È che Giovanni è un grosso tifoso della Juventus. Quando non può essere presente, se la guarda sempre con attenzione alla televisione. Detto questo, oggi Giovanni ha dei problemi a fare il lavoro che fa e l'importante è che sia vicino alla Juventus col cuore. Se poi un giorno, oltre al cuore, dovrà anche impegnarsi di più alla gestione della Juventus, si vedrà. Però l'importante è che sia juventino e lo è. Il mondo è pieno di gente che si credevano indispensabili e poi non lo sono per nulla. Quindi si può certo pensare. Quello che a me farebbe molto dispiacere è pensare agli Agnelli senza la Juventus. Thank you.
Telepass Family, ovvero da casello a casello senza fermarsi al casello. Telepass, il sistema telematico per pagare il pedaggio senza fermarsi al casello, è oggi accessibile e conveniente per tutti. Per i pendolari dell'autostrada, per i fine settimana, per seguire in trasferta la squadra del cuore, per i papà, le mamme, i figli, i nonni, per chi ha un'auto, insomma. Telepass Family è infatti riservato solo alle auto ad uso privato e ha un canone di 2.000 lire al mese. Chiama il numero verde 167-269-269 o informati alla tua banca. Telepass Family, l'Italia se l'è stata.